anni noi lavoriamo su questa tematica, già dal 2015, insomma, abbiamo fatto attività e abbiamo sviluppato modelli di impresa sostanzialmente, con riconoscimento anche a livello nazionale. Oggi con piacere ospitiamo una delle giornate della Summer School sotto l'egida e il grande identificativo di Oikos, e abbiamo piacere di dedicare questa giornata proprio a parlare dell'impresa in un contesto di ecologia integrale. Quindi nuovo modello di impresa, modello di inserimento che per il nostro territorio è molto funzionale, ma il territorio trafitto purtroppo è quello mondiale, no? Quindi dobbiamo immaginarci che questa esigenza ci sia in ogni dove nel mondo. Lavoriamo molto bene sui modelli di impresa, abbiamo insomma un primato nazionale sul discorso della rilevazione e analisi sulle società benefit, ma non è l'unico modello sostanzialmente. Sicuramente da queste giornate, per il matching di grosse professionalità sia in termini di docenza sia di caratteristiche anche dei partecipanti alla Summer School, riusciremo a tirare fuori dei nuovi spunti che secondo me saranno fecondi di sviluppo a livello territoriale e di riflessione complessiva. Il punto di forza delle imprese del territorio è che molte di loro sono coscienti del percorso di sostenibilità da intraprendersi, tant'è che stiamo lavorando molto sia in termini di, come ente camerale, no, evidentemente, sia in termini di ottenimento di certificazione EMAS, quindi di certificazione ambientale territoriale, sia come enti pubblici, sia come singole imprese. Molte imprese ce l'hanno già la certificazione ambientale, molte imprese si stanno muovendo in termini di sostenibilità o di caratteristiche di qualità, sia in termini sociali che ambientali. Quindi di fatto, secondo me, in questi anni si è lavorato e c'è un processo progressivo di coscienza. Evidentemente non può essere esteso a tutte le tipologie di imprese, no? Perché la piccola, piccolissima, deve fare un maggiore sforzo, ha un impegno economico superiore rispetto a quello che può fare una grossa o un gruppo di imprese. Però il lavoro che si sta facendo, secondo me, capillare è proprio l'ente camerale, per le caratteristiche che ha, interviene sulla piccola e piccolissima, e stiamo cercando di mettere in campo anche attraverso dei processi dell'Interreg delle misure che possono essere di finanziabilità all'applicazione del modello di sviluppo ESG, quindi con intervento sociale, ambientale e di governance. Il tema di oggi è guardiamo all'economia e alla finanza. Una nuova economia, una nuova finanza per affrontare le sfide del Mediterraneo. E abbiamo tre docenti di eccellenza del panorama anche internazionale, perché c'è Carlos Rey, che è un economista che viene dall'Università di Barcellona, poi abbiamo il professor Andrea Piccaluga, che viene dalla Scuola Superiore del Sant'Anna di Pisa, e Lelio Miro, che è presidente della BCC di Taranto Bari, che parlerà proprio della finanza. Quindi mettiamo insieme una nuova economia e una nuova finanza, e su questo ci confronteremo tra docenti e partecipanti alla Summer School, proprio per affrontare le sfide del Mediterraneo. Le sfide sono enormi, perché sono sfide che vengono dai cambiamenti climatici, sfide che vengono da flussi migratori e quindi da città che cambiano continuamente, che richiedono un nuovo adattamento. Quindi c'è la capacità, o meglio, siamo convocati alla capacità di cambiare, e questo cambiamento richiede un cambiamento che non è solo politico, sociale, ma anche economico, soprattutto economico, perché abbiamo bisogno di una nuova economia che non sia violenta nei confronti delle persone e dell'ambiente, ma che invece generi valore per i territori. Economia e finanza sono importanti perché c'è una certa economia, una certa finanza che finanzia guerre, che finanzia una prospettiva che non è quella della convivenza pacifica per il futuro del Mediterraneo stesso, ma abbiamo bisogno invece di invertire la rotta, con un'economia che va a sovvenzionare
e che va a promuovere i territori in una prospettiva proprio di un mosaico pacifico, di una convivenza pacifica. E qui l'economia può giocare un ruolo importante. Certo, abbiamo bisogno di un nuovo pensiero anche per affrontare queste sfide. Ecco perché la Summer School è partito da un pensiero diverso, dal pensiero della complessità, e quindi passare da un pensiero lineare a un pensiero complesso, e questo poi si ripercuote, si riversa nell'economia, nella politica, nella società, nelle religioni. Questa sera arriverà qui a Taranto l'imam della grande moschea di Roma e domani rifletteremo anche come le religioni possono dare un contributo importante. Ecco, l'ecologia integrale mette insieme la dimensione economica, sociale, religiosa, spirituale con quella ambientale, perché abbiamo bisogno di questo approccio che è sistemico. Buongiorno, grazie a chi avete fatto il dottore, perché mi piace in ancora 2 giorni, uno sta zitto, 25, 3. Sono stato invitato a questa scuola estiva di Oikos. Oikos è un progetto con il quale collaboro da diversi anni, sono molto contento e stamattina parlerò del contributo delle imprese al bene comune. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le imprese sono indubbiamente parte della causa del problema, dei problemi che abbiamo là fuori. Cambiamento climatico, disuguaglianze, conflitti. Molto spesso, ahimè, le imprese, le grandi imprese, sono causa di queste situazioni, con causa. Ecco, però allo stesso tempo le imprese possono essere parte della soluzione, e questo ce lo dice la Laudato Si, ce lo dicono molti altri studi, e noi a Pisa stiamo studiando effettivamente tutte quelle imprese che contribuiscono al bene comune, per cui che si impegnano, nonostante stiano sul mercato, nonostante siano imprese for profit, si impegnano per provare a risolvere i problemi che abbiamo là fuori, e ci sono degli esempi molto interessanti. E mi piace portare questo contributo all'interno di questa Summer School di Oikos, che sta attraendo giovani di diversi background e da tutte le parti del mondo.